Ciao ragazzi, noi siamo Paolo, Christian e Deborah, qui è il PIT che vi parla, Paranormal Investigation Team. Oggi vogliamo parlarvi degli EVP che abbiamo raccolto durante l'indagine con Gianmarco Zagato. Vogliamo anche farvi vedere delle anomalie video raccolte durante questa indagine che non vi abbiamo ancora svelato. Ma andiamo con ordine. Che cosa sono gli EVP? Electronic Voice Phenomena. Le cosiddette voci dell'aldilà, come le chiamiamo noi. Le voci dei fantasmi. In questo video, in questa indagine fatta con Gianmarco Zagato, gli EVP ne abbiamo trovati molti. Se vi ricordate, forse il primo, il più eclatante, Mi Fai Luce, che tra l'altro è stato anche un EVP molto discusso su YouTube, l'avete discusso e questa cosa ci piace un sacco. Ma prima di spiegarvelo, ve lo voglio far risentire. Vai Deborah. Sì, subito. Ma facciamo anche una carrellata su tutti gli altri VP che abbiamo trovato. Via. Bene, avete ascoltato quindi la carrellata degli EVP rilevanti, quindi quelli più importanti, quelli che siamo riusciti a capire e a decifrarne il significato dell'indagine svolta con Gianmarco Zagato. Come avviene questa analisi audio? Queste tracce vengono prese, vengono inserite all'interno di un programma. Cosa facciamo? Niente di più che ripulirlo e renderlo più comprensibile, ossia magari rallentandolo oppure cambiandone l'intonazione. Senza contare anche che spesso, come è accaduto proprio per il Mi Fai Luce, lo sentiamo già in loco, quindi magari già in loco riusciamo a capire quello che ci viene detto, e questo è molto importante perché ci aiuta poi nel svolgere le ulteriori ricerche. Sappiamo che domande fare, sappiamo dove indirizzare quindi la nostra investigazione. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa molto importante, che Deborah, pur avendo questo registratore, quindi le cuffie, in realtà lei sente un gran casino lì dentro. I registratori che abbiamo noi sentono fino a 2-3 km di distanza. Tra l'altro vi voglio fare sentire come io ho percepito l'urlo. Prendi energia non più dal K2, ma da questo strumento che ti accendiamo e prova a dirci quello che hai da dirci. Ecco, più o meno, perché poi ovviamente questa è una registrazione, io sento a quel volume. Comunque, durante questa analisi del materiale raccolto, ci sono state anche due anomalie video. Una avviene quando, a un certo punto, se avete notato, noi dalla stanza dove c'è stato l'ultimo grande colpo, rumore di vetri rotti, Christian, Deborah e Gianmarco vedono una luce. Lì succede una cosa strana. Deborah, a un certo punto, vede una sagoma, un'ombra nera, in lontananza, in fondo al cortile, e dice: io non so, però mi è sembrato che fosse una suora. Adesso vi faremo vedere qual è questa ombra. Faccio, vado, faccio partire. Vai. No, dillo, devi dillo. Dillo, ma dillo. Guarda che assurdo che ho visto qualcosa dillo. Io là. Dillo. Ho un'ombra. Ho visto che mi viene da piangere, talmente ho paura. Dillo. Ho visto tipo una suora nera laggiù in fondo. Là in piedi. Ragazzi. No, te lo giuro, proprio laggiù. Effettivamente è strano, qualche frame prima non c'è, un frame dopo c'è e poi di nuovo. E quindi la stiamo analizzando perché vogliamo andare a fondo. La seconda anomalia video, invece, ci spostiamo nel teatro. Lì, dopo un'attenta analisi, quindi anche lì siamo andati a vedere frame per frame il video, ci siamo accorti che c'è una macchia, perché io la voglio chiamare così, una macchia, esatto, rettangolare, molto strana. Guardate. Siamo di fronte di nuovo a un'anomalia molto particolare. Ovviamente noi per anomalia facciamo già delle deduzioni. Per esempio con gli infrarossi chi magari pensa, beh, potrebbe essere una luce, il riflesso di una luce. Però dovete capire che con le telecamere infrarossi le ombre non vengono percepite come
una telecamera normale di giorno, che quindi potrebbe essere benissimo un riflesso. Una precisazione comunque la vogliamo fare, perché moltissime persone ci chiedono: ma tutto quello che voi ci fate vedere è vero o è finto? Beh, ragazzi, noi facciamo un documentario, quindi tutto quello che vi riportiamo è tutto quello che noi registriamo sul campo, quindi pura realtà. Arriviamo alla scoperta di questa indagine. Anche qua, un segno, la pellicola. Per noi era sicuramente una cosa importante, perché non si sa mai. Eccola, la famosa pellicola. Tra l'altro le cose strane hanno già iniziato ad accadere durante il sopralluogo, quando Gianmarco ha scoperto su un vetro di una porta la scritta MB. In realtà noi l'abbiamo portata poi a casa, l'abbiamo analizzata bene. Adesso Deborah vi farà vedere che all'interno di questa pellicola ci sono diversi frame che siamo riusciti a recuperare. Ma tutta la storia si è fermata sull'ultimo frame che avete visto. Questo albero di noce, che Gianmarco ovviamente appena l'ha visto ha detto: ma quest'albero mi ricorda qualcosa. Poi ci ha spiegato. Tutti noi poi abbiamo dedotto: cavolo, è vero, sembra veramente l'albero della tua casa delle vacanze. E voi che seguite Gianmarco, che avete visto le sue storie, potete immaginare qual è stata la sua reazione. Era molto sconvolto. E tra l'altro sono molto contenta che Gianmarco sia venuto con noi in questa indagine, perché se fossimo stati solo noi tre e avessimo comunque ritrovato questa pellicola, non so se saremmo riusciti a fare questo collegamento. Infatti, perché avevamo detto: guardate il video fino alla fine, perché questa è la conclusione della vicenda. Cioè il fatto che il Pit, ovviamente, andrà a casa di Gianmarco Zagato, la casa delle vacanze, a fare un'indagine. Sarà un'indagine molto importante, molto particolare, perché noi staremo lì tutta la notte, dormiremo lì e poi rifaremo l'indagine la notte dopo. Quindi ragazzi, tenetevi pronti, perché il Pit ha già le valigie in mano. Sono già pronto. E quindi Gianmarco, aspettaci, perché stiamo arrivando. Probabilmente ne vedremo delle belle di nuove. Ma prima di andare a casa di Gianmarco Zagato, quindi prima di svolgere quell'indagine, tenetevi pronti, preparate i popcorn, preparate tutto quello che volete, perché il 3 febbraio, sabato 3 febbraio alle ore 10:30 del mattino, uscirà il video della nostra nuova indagine, perché come sapete noi ogni due sabati usciamo con una nuova Real Horror, quindi una nuova indagine veramente da brivido su YouTube. In questa indagine che cosa si parlerà? Si parlerà di streghe e strani suicidi. Ma non dimenticatevi gli appuntamenti del Pit sul nostro canale YouTube. Il lunedì, rubrica di Christian, mercoledì, rubrica di Deborah e il venerdì, la mia rubrica di Paolo. Ogni due sabati usciamo con un nuovo episodio Real Horror, un'indagine marchiata Pit a caccia di fantasmi. Tra l'altro vi ringrazio anche per tutto l'appoggio, per tutte le visualizzazioni, per tutti i like, per tutti i commenti che ci avete lasciato in questo ultimo periodo. Siete veramente dei grandi. Ciao ragazzi. Ciao. Al prossimo video Pit.